martedì, penso, ok, sì, 25 di febbraio, sono quasi le 9, ho deciso che stamattina ci mettiamo un po' a studiare, devo ancora riordinare il letto, eccetera, stavo guardando un vlog di Marga, a dir la verità, ho compilato il mio 5 minute journal, non è così semplice compilarlo, non è così scontato, appunto ne approfitto la mattina o mentre faccio colazione o quando sono in bagno di compilarlo, no, cioè se ieri c'era bel tempo e c'era un sole che spaccava, sono scesa che ero così vestita leggera, cioè stamattina mi sono affacciata alla finestra ed è grigio. Proprio, cioè, la classica mattina milanese triste. Ma sì, ho sti capelli che fanno sempre schifo, vorrei andare a tagliarli, ma con sto freddo ho sempre paura di prendermi un accidente. Ancora non ci sono news dell'università, io so che sono chiusi almeno fino al 29. Il problema è che abbiamo dei corsi annullati, proprio delle esercitazioni, dei corsi, tipo il corso del BLSD, che generalmente al terzo anno si fa. Chissà se ce lo faranno mai recuperare con questa cosa del coronavirus. Sono in forze su tutto, però fatto sta che a fine settimana vado a prendere le divise, se trovo gli uffici aperti dell'università devo andare a prendere le chiavi dello spogliatoio, volevo anche capire un attimino dove andavo a fare il tirocinio, andare proprio a visitare, quanto tempo ci metto, vabbè io sono un po' psycho sotto questo punto di vista, devo sempre andare a vedere prima, vedere quanti minuti ci metto, così almeno devo capire a che ora devo partire da Milano la mattina, poi sono una che arriva sempre in anticipo, proprio fuori di testa. E niente, quindi stamattina studio un po' pediatria e tutta la parte di terapia intensiva neonatale. Dai, facciamo che mi levo anche un po' il pigiama, mi metto le cose da casa per stare in casa di giorno, perché veramente, cioè, non è che sono malata, cioè che devo rimanere in pigiama tutto il giorno, cioè mi scoccia anche, perché poi così almeno mi do anch'io una routine, una regolata, no? Per quanto riguarda la situazione raffreddore tosse, devo dire che mi sta scendendo tutto il catarro. Volevo chiamare la dottoressa, volevo vedere se riuscivo ad avere un appuntamento tra oggi o domani, insomma, perché mi servono un po' di cose. Il problema è che io non vorrei andare per ulteriormente intasarla, perché secondo me ci sarà già un casino, oppure non so neanche se riceva visite. Quindi vabbè, penso che comunque adesso la chiamerò, perché sicuramente ho bisogno del certificato medico per la palestra, l'avrei dovuto portare entro il 23, ritardissimo. Mi serve tipo la ricetta per la pillola, mi serve la ricetta per l'antistaminico, cioè insomma mi servono un po' queste cose. E volevo anche farmi controllare un attimo i bronchi se era tutto a posto, perché glielo dirò che comunque sono stata malata tutta settimana scorsa. Proviamo, provo a chiamarla. È occupato? No, vabbè. Allora, ce l'ho fatta chiamare, alle 5 e un quarto devo andare dalla dottoressa, così almeno mi faccio prescrivere un po' di cose, mi faccio fare anche la visita medica, certificato medico, eccetera, e mi faccio appunto prescrivere soprattutto l'antistaminico, perché veramente ragazzi, cioè, so, dei livelli allucinanti, tra l'altro, cioè, davvero non si può starnutire sempre di prima mattina, quindi penso che nemmeno sia legato più all'influenza questa cosa, che dei muti che mi scendono, cioè, penso che sia veramente più allergia. Comunque, meno male che mi ha risposto, perché mi sono un attimo spaventata, e poi mi ha anche dato l'appuntamento subito, io le ho chiesto proprio, guarda, quando vuole lei, cioè io questa settimana non ho veramente preferenze, lei mi fa, ah no, se vuoi vieni pure oggi pomeriggio, perché appunto non c'ho nessuno con la febbre. Per pranzo ho deciso che mi faccio praticamente il riso avanzato, che è questo, letteralmente, più altro riso che avevamo in frigo, più che altro che così non viene sprecato, insomma, il riso. Ho intenzione di
metterci un filo d'olio, al massimo uno spicchio d'aglio, farlo un minimo ammorbidire, ammorbidire e metterlo appunto dentro questa padella. Lo giro con un filo di salsa di soia e poi dopo lo condisco con avocado e un uovo. Buonissimo. Ok, visita fatta, tutto a posto, sono idonea per la palestra. Sto anche bene. Niente, sono andata dalla dottoressa, mi sono fatta fare proprio la visita sportiva, non agonistica ovviamente. Mi ho fatto anche l'ECG, tutto a posto. All'inizio non andava il polso ossimetro, infatti, cazzo. E praticamente ho le dita troppo piccole, quindi abbia chiesto il pollice a un certo punto, cioè avevo le mani anche fredde. Niente, adesso stiamo andando a fare la spesa perché io non vedo l'ora di andare a prendere Kinder Pinguini e Mirtilli, quelli nuovi. Perché mi ha mandato la foto un mio amico e se non che anche il mio compagno di corso, ex ormai compagno di corso perché i corsi sono finiti. E infatti lui mi fa no, no, cioè sono strabuoni, anche mia mamma dice che sono strabuoni, ok, bene, saranno miei. Sperando che ci sia ancora qualcosa, ovviamente, stiamo provando ad andare all'esterino. No, comunque la dottoressa a me ha detto che appunto sono sana come un pesce, che non c'è problema, cioè che comunque mi sono ripresa totalmente dall'influenza, infatti ci hanno dato il certificato di buona salute senza problemi. Lei a dire la verità era molto scettica, vi dico la sincera verità su tutta sta faccenda, cioè l'ho vista anche abbastanza scossa, ma perché probabilmente era anche stanca, veramente sembrava lo studio sembrava una, come si dice, una sede di battaglia. E in teoria lei al mercoledì addirittura riceve gratuita, cioè non riceve gratuitamente, riceve senza appuntamento, ma ha dovuto mettere gli appuntamenti perché sennò si sarebbe ritrovato allo studio intasato. E infatti, vabbè, io sono arrivata un filo in anticipo e mi ha visitata subito, ma subito dopo di me c'era un botto di gente. Studiantino. E niente, quindi lo so, lei veramente mi è sembrata molto, cioè ha detto che ormai alla fine sta diventando una psicosi collettiva, ha detto sì, ok, è vero preoccuparsi, ma c'è effettivamente questo il problema, ma bisogna mantenere la calma perché ha detto che cioè, veramente ha passato la mattina a fare la centralinista praticamente e giustamente lei non fa avvicinare allo studio chi ha febbre alta, eccetera, perché se alla fine hai l'influenza comunque è meglio che tu te ne stia a casa. Infatti io quando le ho detto che appunto ero stata male settimana scorsa, lei mi ha detto che hai fatto benissimo a rimanere a casa e a non uscire perché appunto così almeno sei anche guarita. Poi lei mi fa comunque quest'anno l'influenza che c'è stata è stata veramente tosta, c'è gente che dopo 15 giorni si è ripresa, quindi è anche normale e in questi casi ovviamente non serve nemmeno l'antibiotico, cioè non ha senso a meno che tu non abbia una broncopolmonite, una bronchite, allora ti dico ok. E infatti alla fine, vabbè, gli ho spiegato che cosa mi ero fatta, infatti alla fine le ho detto, guarda, cioè, ho sempre fatto quello che alla fine mi dava sempre quando io andavo, mi facevo visitare, lei fa, sì, ma hai fatto benissimo. Avevo la pannella anche la pressione un filo bassa, la minima, 100, 120 su 70 addirittura. Di solito viaggio tra i 130 e 80. E niente, poi mi ha appunto prescritto l'antistaminico perché io comunque la mattina ancora continuo a starnutire come una psycho. E stasera si mangia l'adobo. Comunque, cioè, oddio. Cioè, è incredibile questa cosa. La gente sta andando proprio fuori. Era la prima volta che vedevo questa cosa qui. E meno male che li ho trovati, cioè la verità nessuno li aveva ancora provati, o li avevano appena rifornito, non lo so. Allora, questo qui è il metodo che noi utilizziamo per cucinare il riso con il rice cooker. Ho lavato praticamente il riso, vedete che l'acqua è limpida. Facciamo così, una volta inserita la pila, e la pila, la presa, fate cook e poi questo va automatico. Sono io nel episodio Voi vedi. Mia madre fa anche la traduzione. Parla come vuoi, fa niente. Sì, no. So. Ah, lo taglia sottile. Che carne Il vitello. è? E dopo questo cosa fai? Dopo metto olio
in pentola, un po' di cipolla, un po' di aglio, lo soffriggo e poi metto questo. Ok. Dopo le lascio a fuoco basso? No, no, non subito basso, è alta che diventa colorata, no? Ah, c'è il tempo di far prendere colore, sì, e poi dopo lo abbassi, però sennò diventa dura. No, metto il vino, no? Vino bianco. Ma prima metti il vino? L'adobo classico al vino? Mamma, da noi non ci sono, non c'è il vino. Allora. Vabbè, mia mamma fa le ricette un po' alla italiana. Questa è la situa. Ci metterò un po', però poi vi farò vedere il risultato finale. Ho preso di nuovo la videocamera, scusatemi, perché quando ero fuori mi sono totalmente dimenticata la videocamera. Ho detto, vabbè, filmo col cellulare, pazienza, poi dopo farò copia e incolla. Sì, è una cosa che mi squaccia abbastanza, perché poi devo praticamente unire le clip dentro qua. Poi esportarle dentro il computer che ci mette il quadruplo di quando esporto semplicemente i file con la videocamera. Cioè, poi quando sarà cucinato l'adobo ve lo faccio vedere, cioè alla fine. Comunque avete sentito la ricetta di mia mamma, insomma è molto semplice. Voi fate praticamente il soffritto e poi appunto tagliate. È come fare lo spezzatino, tagliate la carne, la mettete dentro, la lasciate cuocere a fuoco basso e poi appunto, vabbè, noi in ultimo, cioè in più ci aggiungiamo la soia. C'è gente che magari insieme ci mette anche le patate. Mia mamma preferisce cucinarle separate e poi metterle insieme, anche se non ho ben capito se si metteranno queste patate o meno. Voilà! Vabbè, le patate sono state fatte così. Là ci sono le zucchine che io non mangio. Comunque è buonissima sta cosa, non potete capire quanto. Yummy! Dopo quanto è pronto? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza, vabbè. No. Sì, in effetti è un po' tardino, però. Esatto, vabbè, più li tagliate sottili, più si cucinano velocemente. Invece queste qua sono le patate normali in padella, che vabbè, volendo si possono anche fare al forno. By the way, questo qui è il piatto, classica tipica scena, cioè cena. Filippina, buon appetito. Passa, chiudo il vlog perché è venuto tutto stralungo. Niente, dai, ci vediamo sicuramente in un prossimo vlog. Cheers.